Assessore Masci, avete finanziato proprio i giochi paralimpici? Diciamo che noi da tempo seguiamo le attività sportive paralimpiche. In questa situazione invece abbiamo finanziato direttamente gli atleti paralimpici che sono andati alle Olimpiadi di Londra. Abbiamo avuto una grande intuizione perché abbiamo capito che c'è un movimento importante attorno all'attività sportiva per atleti con disabilità e in questo caso abbiamo ritenuto di intervenire direttamente finanziando questi atleti che andavano alle Olimpiadi. Noi ne abbiamo avuti alcuni che sono andati alle Olimpiadi e abbiamo avuto la soddisfazione di avere una medaglia d'oro, una medaglia d'argento. Non era semplice, non era facile, i fratelli Pizzi hanno ottenuto un grandissimo risultato, anzi due grandissimi risultati, perché una medaglia d'oro e una medaglia d'argento alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi, e sappiamo che i fratelli Pizzi sono stati premiati da noi in altre occasioni perché sono campioni del mondo, perché sicuramente sono la punta dell'iceberg di un'attività paralimpica che si svolge nella nostra regione che vede molti atleti con disabilità misurarsi a tutti i livelli sportivi e raggiungere risultati incredibili come abbiamo attestato e abbiamo verificato in questi anni. Noi abbiamo cercato sempre di metterlo in evidenza questo movimento importante che c'è perché atleti con disabilità che fanno sport, che raggiungono risultati importanti sono anche da esempio non soltanto a tante persone che vivono la disabilità e che la vivono combattendo ogni giorno gli ostacoli che si presentano nella società e li superano con grande forza e con grande determinazione, ma servono anche per le persone normodotate che molto spesso sono in difficoltà e che vedendo atleti che vivono condizioni difficilissime, che raggiungono risultati importanti, possono prendere esempio, possono prendere stimolo per superare le avversità della vita.